Bene, oggi parleremo di una genia di persone con qualificazioni non propriamente positive, qualificazioni che assai raramente trovano una rispondenza nella lingua madre, nella lingua italiana, e che evidenziano ancora una volta la forza evocatrice del dialetto, del nostro dialetto sannicandrese, la forza evocatrice di certe parole come ad esempio zambre, o gnapotg, zacquar, zapper, fragidon, saucicion, splecion, spogliambis, turz, truzzolos, spizzicammerda. Potremmo continuare all'infinito. Ma procediamo con ordine in questa fauna umana, in questa particolare fauna umana. Cominciamo dalla parola zambre. Zambre è sia un aggettivo sia un sostantivo che identifica un tipo strambo, dagli atteggiamenti bizzarri, un mezzo squilibrato, è sicuramente una persona strana nel modo di atteggiarsi, nel modo di ragionare. Generalmente fa dei ragionamenti strambi, strani, zambr, strambalati, come dire. Sebbene sia un tipo, come dire, un poco crius, particolarmente crius, anche un poco sciambalegne, direbbe qualche nostra antenata, cioè un tipo stravagante, sconclusionato, il tipo zambr non appare, diciamo, non appare mai caratterizzato da connotazioni particolarmente negative, come invece può essere il caso di gnapotg, quando si gnapotg. Gnapot, che è un termine, una parola dialettale sannicandrese, anche questa di oscura derivazione etimologica, che assomma una quantità enorme di aggettivi e di qualificazioni tutte negative. Ma non solo il caso di Gnapot, che normalmente identifica una persona fra l'indolente e l'antipatica. Un tipo gnapotg è una persona indolente, una persona poco simpatica, anzi decisamente antipatica. O peggio, una parola con qualificazione ancora più negativa, zapper, che zapper è il bugiardo, è il mentitore, è colui che pone in atto imbrogli di ogni genere, che fa appunto i zapparie, cioè che mette in atto zapparie e quindi, come dicevo, imbrogli di ogni genere. L'aggettivo fragidon, invece, letteralmente significa fradicio, imbradicio, andato a male, ha connotazioni non necessariamente negative. Dipende un po' dal contesto in cui è usato. Potrebbe identificare sia una persona, un tipo scherzoso, un furbetto, un birbandello, chi è un fragetone, come dire, è uno che la si allunga, oppure anche una persona corta, una persona, come dire, con un intuito, quindi è un fracetone, come dire, la sa lunga, insomma, riesce a capire subito come andranno le cose.
E spesso così ascoltiamo questa frase, un fragetone ce n'è corto, un fragetone va capito, come dire, in positivo. Ma fragetuma invece ha una connotazione sempre negativa. Da famiglia ci sta una fragetuma, è come dire, ci sono persone disoneste, persone poco stimate, persone non da bene. Altri appellativi che identificano qualità particolari, più o meno vicine, diciamo, appartenenti alla stessa famiglia, sono sauciccione, letteralmente salsiccione, grossa salsiccia, che si riferisce a persona di grosse dimensioni, persona goffa, persona indolente, persona apatica. La vediamo spesso, la sentiamo spesso quando si sa ucciccione. Oppure imbrnacchiate, generalmente la parola imbrnacchiata significa adornato, pieno di così, di fronzoli, insomma, addobbato in maniera piuttosto ridondante. Oppure, brucenuto, come sta brucenuto, è un aggettivo, come dire, come se è invaghito. Brucenuto è una persona, come dire, invaghita, troppo innamorata, diciamo così, una che non capisce più niente, e un giovane innamorato, insomma. E ancora, ciafrangolo, quando sei ciafrangolo, o anche fraulone, che probabilmente deriva dalla parola fragola, fraulone potrebbe essere fragolone. O ciafrangolo, una fragola andata a male, insomma, la parola ciafrangolo identifica un vessacchiotto, uno stupidotto, una persona decisamente ingenua. Quando si ciafrangolo, figli miei, quando si fraulone, te la sei bevuta tutta, insomma, ti sei fatto prendere in giro, come dire, come hanno voluto. Altre parole che identificano anche persone, tipologie di persone con qualificazioni decisamente negative, sempre delle fattispecie originali, particolarmente originali, fantasiose, sono sicuramente spavacchione, un termine che abbiamo sentito tante volte pronunciare dalle nostre mamme, dalle nostre nonne, quando magari si avvicinava un giovanotto sotto casa, così per attendere l'amata, subito la madre che si rivolgeva alla figlia: chi è du spavacchione che passa e spassa davanti a casa nostra. Il termine spallocchione normalmente identifica un tipo sfaticato, un tipo vanitoso, un fannullone, uno che insomma ha tempo da perdere. E ancora spogliambise, spogliambise è un termine anche questo, una parola che sentivamo dalle nostre mamme, dalle nostre nonne, quando magari ci vestivamo un po' troppo moderni, con il pantalone magari un po' troppo corto, con la maglietta un po' troppo striminzita, per cui a dove va? Stava sempre proprio uno spogliambis, stava tutto come uno spogliambis, vatti a mettere, come dire, il vestito serio, il maglione serio, e non andare vestito in quel modo come un pezzente, insomma, come una persona poco seria. E anche strattud, strattud, è uno strattud,
Stratud normalmente erano delle figurine che noi da piccoli diciamo, usavamo raccogliere con i grandi personaggi della storia, con i grandi miti, così il pirata, il veliero, il navigatore, e questi Stratud giocavamo. Però si è riferito ad una persona, un Stratud è una persona insignificante, una persona ininfluente, una persona che non ha, come dire, alcun valore, alcuna importanza. O, come dire, un po' peggio ancora, troviamo la parola mercione, che può essere riferito sia ad un soprammobile, un soprammobile inutile, a delle cianfrusaglie, tutto si merciuna, l'olive si merciuna da mezzo alla via, come può anche essere riferito una persona, normalmente ad una donna era riferito, che è da merciuna, come dire, quella ragazza, quella donna magari un po' troppo ingombrante, magari non bellissima, ma insomma messa male, diciamo così, messa piuttosto male nelle sembianze, nelle apparenze, o anche Schwerta, da Schwerta chi è? Normalmente la Schwerta invece era una ragazzina, una signorina, così anche questa vestita un po' alla, come dire, alla meno peggio, insomma un po' troppo moderna, sicuramente dai modi non eccessivamente aggraziati, tant'è che si guadagnava questa ragazza l'appellativo di Schwerta, della Schwerta, come dire, una ragazza di poco conto, insignificante, eccetera. O anche un altro termine più o meno vicino è sciarlatare, il denutivo è sciarlatare. Sciarlatare è una persona litigagnola, uno che è un attaccabrighe. E poi troviamo anche altre qualificazioni originalissime e fantasiose, quando è tattamallo, è arrivato un tattamallone, identifica normalmente un ragazzo, un giovanotto, grande, alto, muscoloso, che magari entrava in gioco dove stavano i bambini. Per cui c'erano, come dire, un gruppo di ragazzi più o meno della stessa età, tutti magari adolescenti, e arrivava il grande di turno, un tatmallone, come dire, che andava a scompigliare le cose. O anche Toppafav è una persona, letteralmente colui che, diciamo così, come si dice, ringalza, zappa e ringalza le pianticelle di fave, ma in questo caso sta a indicare una persona di scarsa professionalità, non capace solo di fare delle cose banali. Ad un piano più alto di negatività troviamo poi altre espressioni. Ad un piano più alto di qualificazioni negative troviamo per esempio Turz, ma quando è Turz, che identifica una persona incivile, una persona rozza, anche duro di comprendere, ma tu sei proprio Turz, come dire, tu non capisci proprio niente. Oppure ancora un'altra accezione negativa è truzzolosa, cioè, è una donna truzzolosa, un tipo truzzolosa, è una persona lercia, sudicia, una sporca, una che non si lava, è anche una capace di compiere azioni negative, azioni poco edificanti, quindi truzzolosa non soltanto sul piano, come dire, formale, che non si lava, che non si pulisce, che non è pulita, ma anche sul piano delle azioni sporche, qui è poco edificante. E ancora spizzica merda,
chi è una persona spizzica a merda? È una persona spilorcia sicuramente, tirchia, uno che non regala nulla, niente a nessuno, ma è anche una persona petulante, avara. Oltre ad essere avara, tirchia, è anche una persona petulante. O peggio di tutte, proprio peggio, al top troviamo la parola la loffa, sì, proprio la loffa. La loffa normalmente è, non so come definirla, diciamo una scorreggia muta, di quelle scorreggie che non si sentono con l'orecchio, si sentono con il naso. Ecco, se però questa parola, loffa, questa scorreggia muta, la si riferisce ad una persona, è il massimo proprio della negatività, e quindi trovi una loffa. O peggio ancora, è un loffone, figli miei, quanto sei loffone, figli miei, cioè come dire, tu non vali proprio nulla. Ecco, quante belle espressioni fantasiose, originali, ci regala il nostro dialetto per identificare qualità non proprio belle, per qualificare i nostri simili nelle relazioni di tutti i giorni.